l'ennesima salita e l'ennesimo trekking. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video che oggi si prospetta tranquillo, perché non avremo molti chilometri da affrontare, circa 6 chilometri, anche se io in verità ne ho già percorsi circa 3, perché ho dovuto fare tutto a piedi fino all'inizio sentiero. Mi trovo in Val di Nievole e oggi affronterò un percorso che ho disegnato io stesso tramite Strava, che in pratica si arriva nel comune di Pieve a Nievole, direzione alla colonna, si sale su per questa salita, come potete vedere, abbastanza ripida, e si va in un posto che si chiama Poggio alla Guardia, e un posto dove c'è anche la caccia, chiaramente nel periodo di caccia. Poi ci sono vari posti belli dove poter fare anche trekking, e ci sono anche le grotte. Infatti sul mio canale c'è anche il video che ho girato proprio qui nelle grotte. Allora, ritornando a noi, il percorso inizia da Poggio alla Guardia e poi segue su in direzione Monte Cristini d'Alto. Ma non vi voglio dire altro, anzi ho detto anche troppo. Lancio la sigla e ci sentiamo subito dopo. Allora, andando qui a destra, in pratica si va in una strada che poi finisce e si va a finire, diciamo, non oltre, e qui inizia il sentiero. Questa mattina siamo sempre in 4, soltanto che manca Stefano e c'è un ragazzo nuovo che si è aggiunto al nostro trekking, che è questo qua in ultima fila, che si chiama Roberto. Poi c'è Matteo e il grande Omar, che non manca mai nelle nostre uscite di trekking. Eccoci qua, qui siamo in terra di cinghiali. Attrezzatura per mancini, cioè le tazze per mancini, le forbici per mancini, la... Sì, ma mancini è una delle particolari. Io non sono mancino poi. Eccoci qua ragazzi, siamo finalmente su un piano pari. Ecco ragazzi, i miei compagni d'avventura, Matteo, Omar e Roberto. Alla grande, al toppe. Omar, che te ne pare di questa tappa? Siamo all'inizio ancora, sì, lo sai, vero? Sono già sudato e stanco. No, ma perché non mi sento in forma oggi io? Comunque, allora, come sempre Miki ci porta in queste mattutine scampagnate, grazie a lui che ci fa scoprire qui in Val di Nievole non solo questi bei posti, e consiglio a tutti di farlo, specialmente in bella compagnia come siamo noi. Consiglio di farlo con Miki. Consiglio con Miki.
o con bella compagnia come a parità di Michi. Sì, seguendo il suo canale e aggregando. Sì, ma quello lo dice lui. Seguendo Michi Tecology. Io non è che sia un esperto di trekking, più che altro mi metto a studiare le cartine, le mappe di altri utenti che l'hanno già fatti questi percorsi e guardo quelli che mi interessano e le rifaccio. In pratica copio i loro percorsi, che secondo me è la meglio, perché tante volte vai a fare dei trekking mai fatti, passi in dei posti che non c'è neanche il sentiero e rischi di perderti e magari dopo tante ore di cammino ti tocca anche tornare indietro e ripercorrere la strada che hai fatto in precedenza e non conviene. Mentre così io mi scarico la cartina, la mappa in GPX, la inserisco nel GPS e seguo le coordinate che mi dà il navigatore e non mi posso mai perdere, è impossibile, salvo qualche volta che magari su una deviazione c'è stata una frana, quindi devi saperti la cavare da solo, devi trovare l'alternativa da solo. Allora, a questo punto qui ragazzi siamo usciti dal sentiero e si sta percorrendo un breve tratto asfaltato che in pratica ci conduce a Monte Catini Arto, passando da Villa Patrizia, se non erro, sì, Villa Patrizia che sarebbe un ristorante. E poi da lì faremo un giretto, vediamo di fare un giretto magari dentro il centro storico di Monte Catini Alto. E poi riprendiamo il sentiero che ci riporta in giù e ci divertiamo oggi, sì, a me lo spero, guardate che comitivo. Eccolo, al punto 4 della tua caccia al tesoro, guarda che interessante, oh, ma sono arrivato al 3, mando la foto, ecco il quarto punto. Allora, questo è l'unico tratto che sinceramente non è che mi sia tanto felice di farlo, perché è tutto su asfalto. Io oramai sono diventato un amante del sentiero, quindi tutti i sentieri io li prendo a occhi chiusi. Siamo in zona Villa Patrizia, manca ancora più o meno, abbiamo percorso 6 km e da quando siamo partiti da questa mattina. Mentre di tappa avremmo fatto 2 chilometri. Guardate che posti che abbiamo in Toscana. Allora, stiamo sempre percorrendo la strada quella asfaltata che ci conduce alla fine a Monte Catini Arto. Poi a Monte Catini Arto vedremo se questi ragazzi vogliono fare colazione, se vogliono un caffè al bar, e poi ripartiremo facendo un'alternativa della Crucis per scendere giù, che feci negli ultimi video del 2019, la percorsia a salire e poi a scendere, che magari loro non l'hanno mai fatta, quindi così facciamo una strada nuova anche con loro. Siamo arrivati alla fine di questo pezzo. In pratica siamo arrivati, come potete vedere qui davanti, siamo giunti a Monte Catini Alto. A diritto qua, ora a parte siamo contro luce, c'è il convento, questo qua è quello delle suore. Lascio andare avanti loro perché a volte parlano di argomenti che non voglio registrarli, cose private, lasciamo che siano loro. Eccoci qua giunti ragazzi
a Monte Catini Alto. Allora ragazzi, in pratica abbiamo percorso circa 7 km da quando siamo partiti questa mattina, anche se saranno meno perché io poi con il relive considero soltanto il tracciato. Quello che vedete poi a fine video non è i chilometri effettivi che ho percorso io questa mattina, ma sono solo quelli che del tracciato GPS che ho percorso nei vari sentieri e poi questo tratto qua di Monte Catini Alto che mi accompagna poi arrivare a fine tappa. Zona storica di Monte Catini Alto, le mura che vedete qui a sinistra sono il convento qui delle suore. Ora noi andiamo avanti, addirittura dove c'è quel furgoncino bianco si svolta a destra, si fa un altro sentiero che ci porta subito. Si potrebbe andare direttamente anche a diritto, però voglio fare un altro sentiero per arrivare nel centro di Monte Catini Alto e lì ci fermiamo magari a prendere un caffè, qualcosa, e si riparte. Ecco qua. Eccoci qua, in un altro sentiero, siamo proprio sotto a Monte Catini Alto, sì. Siamo proprio sotto alle mura, via, diciamo. Anche qui è caduto un albero. Allora, poche centinaia di metri e siamo a Monte Catini Alto. Eccoci arrivati alla fine di questo sentiero. Siamo arrivati. Guardate dove siamo, così magari vi rendete conto anche voi. Eccoci qua. Allora, di là si va a finire in pratica verso la rocca. E qui siamo a destra della funicolare, perché la funicolare è qua sotto. In pratica la funicolare scende giù di là, però io volevo passare di qua, volevo proprio andare verso la rocca in piazza Monte Catini Alto. Di là, che tanto Omar è andato a salutare un amico. Un amico, un'amica. Ora si prenderà questa strada qui che è la 38. E poi si farà una variazione. Questa è il sentiero A. Si fa il sentiero B e poi si scende, si fa una variante e si ritornerà sulla come finale. Ora arriviamo qua in fondo, si svolta a destra, poi si passa sotto al passaggio della funicolare e si prende il sentiero B. Eccoci al bivio. E qui si va a finire sul sentiero B. E cosa ci dovreste fare? In pratica dal video non rende la pendenza di questa discesa, ma vi posso garantire che è veramente ripida, c'è un bel dislivello, sia scende che a salire, e
al suo sforzo fisico. Allora, ci siamo ricongiunti dove c'è la casa, quella diroccata, mentre qui si scende, non so se vi ricordate, dove c'è il casottino, dove c'è la Madonnina dentro. Svoltando a destra in pratica si va a finire sul sentiero B che porta in pratica in fondo a Via Amore, mentre noi faremo quella a diritto che qualcuno magari si può ricordare nei miei ultimi video del 2019 che l'ho fatta salire questa strada qui di fronte. Un bel sentiero, almeno è pari, non è in discesa e né in salita, e passa, è ottimo questo. Guardate che posti che sono questi qua, e pensare che siamo sotto Monte Catini Alto. Qui è veramente spettacolare, pensare che questa parete qui è stata fatta dall'uomo, eh. Non è che c'è nata con le pietre messe in fila una sopra l'altra, è tanta roba. Deve essere il filtro quello. Guardate che canalino, che stradina che è questa, questa è veramente che... Almeno uno si rifà le ginocchia, se le riposa. Eccoci giunti su questo magnifico ponticino e sotto c'è la funicolare. Roberto è rimasto un po' indietro là. Spettacolare, ora fino ad aprile qui non se ne riparla di salire sulla funicolare, stanno facendo lavori. E qua sotto si ricongiunge con il sentiero A che sarebbe la via Crucis. Siamo arrivati alla fine di questo trekking e quindi mi sembra logico anche dirvi ciao e spero che vi è piaciuto. È stato un po' corto, però tanto per rimanere un po' in forma. Si fanno anche le camminate con pochi chilometri, non è detto che per forza un trekking debba essere obbligatorio farne 30 chilometri. Quindi io vi saluto e qua ci abbiamo Matteo che vi saluta, ciao. Omar che vi saluta e c'è Roberto laggiù che è al telefono, vi saluta lo stesso. Vi lascio il video del relive così chiaramente vedrete il nostro percorso. Alla prossima! Move your house.